Sono in compagnia di Nicola Manzi, oggi non può essere presente con noi e quindi mi sono presa la briga di intervistarlo. Volevo sapere le sue risposte alle mie riflessioni, diciamo in prima battuta. Quindi la prima cosa che vado a chiederti è: Nicola, la campagna di monitorapia, che è l'oggetto un po' della discussione e anche della tavola rotonda di stamattina, è iniziata a maggio, sta proseguendo e minaccia di continuare anche per tanti altri mesi, e ha scelto più o meno ogni mese un obiettivo molto preciso. Ha iniziato con i Google Analytics, come sappiamo, ha continuato con i Fonts prima dell'estate, fino ad arrivare alle PEC, diciamo, che hanno terrorizzato le scuole a settembre. Ti chiedo che differenza c'è tra questi obiettivi e se mi volessi dare il tuo punto di vista giuridico sulle differenze proprio di trattamento e anche di risposta che si dovrebbe dare, che si sono date ad Analytics, Fonts e FOI. Grazie. Grazie per la domanda. Allora, ovviamente le campagne condotte, le prime campagne sono state molto istintive, la prima soprattutto è stata molto istintiva, portava in sé, a mio avviso, un grandissimo disegno, nel senso che si andava a colpire efficacemente, magari, un certo numero di pubbliche amministrazioni su una battaglia definita. La seconda è stata sicuramente la migliore campagna, quella che successiva alla prima è stata la migliore perché è stata scritta meglio. La prima chiedeva ai DPO di fare delle cose che non sono nelle loro corde, quindi era anche giuridicamente non proprio corretta. Io mi ricordo che entrai nel gruppo Telegram di MonitorAPA a seguito di quella prima indicazione e dissi: se vi fate consigliare da qualcuno che è esperto di data protection e allo stesso tempo esperto di pubblica amministrazione, migliora la vostra campagna perché vi rivolgereste ai soggetti precisi. Fondamentalmente, però, agli enti che seguivo, a cui è arrivata questa PEC, io ho chiesto di eseguire gli ordini, nel senso che in realtà ne avevo già parlato precedentemente, però è stato un ottimo viatico per chiedergli di aderire al progetto WAI, di scaricare i font, comunque di compiere delle operazioni semplici che in qualche modo avessero un risultato definito. La questione dell'accesso FOIA è una situazione completamente diversa, differente. È quasi come se avessero voluto, diciamo, si parla in questi giorni di escalation, avessero voluto fare un'escalation. Tra l'altro, il FOIA era una cosa che, tra i primi consigli che ho dato all'interno del gruppo, sebbene con altre finalità. Ed è un accesso che ha creato terrorismo per due motivi. Uno, perché non è la prima campagna. Due, perché si è voluto dare risalto pubblicando sul sito il fatto che erano state mandate 8.000 PEC, eccetera. Tre, perché i presidi erano all'apertura dell'anno scolastico. E chi conosce gli ambienti scolastici sa benissimo che in quei giorni ci sono molte difficoltà, molte criticità, si parla di trasporti scolastici, si parla di mensa, si parla di popolazione delle classi, si parla di docenti di ruolo e non di ruolo e certamente a dare anche questa tipologia di spavento ai dirigenti scolastici ha ingenerato una sorta di terrore che ha portato a riflessioni ancora una volta sull'operato di MonitorAPA. Personalmente la mia posizione è pubblica, l'ho pubblicata in un video, lo so, mi odiano quelli di MonitorAPA perché utilizzo GAFAM per divulgare, quindi il video è su YouTube. All'interno del video ho detto che per me quella richiesta era ammissibile, che doveva anzi essere anche velocemente evasa proprio perché la maggior parte di quei documenti sono dei documenti banali per una pubblica amministrazione, mentre altri potevano essere ostesi in maniera parziale se posseduti, perché all'interno c'erano delle misure di sicurezza. Le misure di sicurezza, esporle pubblicamente, dato anche il particolare regime di riuso delle informazioni acquisite attraverso il FOIA, quindi erano assolutamente censurabili. Però anche in quel caso il discorso è questo. Qual è l'obiettivo? Cioè, facendo un FOIA del genere, noi acquisiamo tonnellate di contratti e di ordini di acquisto.
tonnellate di giustificazioni, magari non prove comparative come ci chiede l'AGID di fare ai sensi dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, però valutazioni che poi rientrano nelle motivazioni delle determine che possono essere anche in questo caso esposte. Però una volta raccolte queste informazioni, qual è l'obiettivo? Cosa si fa? La pubblicazione di 1.000 contratti? La pubblicazione di 1.000 ordini di acquisto. Che cosa ha migliorato nella tutela dei diritti dei ragazzi a scuola? E soprattutto, perché non sono state poste altre domande che potevano essere molto più interessanti? E magari porle al Ministero, perché sono stati chiesti documenti del periodo pandemico. Quando queste decisioni sono state prese dal Ministero, le valutazioni comparative magari sarebbero dovute provenire da lì, non tanto dalla scuola, almeno per l'anno pandemico. Chiaramente da quest'anno poi diventa differente. Bene, Mi ho sto un'altra. perdendo, No, devo no, no, mi è dire. venuta in mente un'altra domanda. Allora, che consiglio daresti tu a Monitorapia oggi? Il consiglio di monitoraggio, io l'ho dato ieri, o forse l'altro ieri il mio consiglio, quindi non dirò niente di nuovo anche in questa occasione. Il mio consiglio è quello di puntare al merito delle questioni, di selezionare meno obiettivi ma più mirati, di esercitare questi diritti in maniera meno scandalistica, perdonatemi insomma il Meno termine, meno eclatante, ma se eclatante, fosse ma meno più. eclatante sarebbe meno attivista. Ma attenzione, il risultato può avere un'eclatanza, la richiesta perché deve avere un'eclatanza. Lo chiedo a te. Io sto esercitando. Allora, io volevo fare questo, ma lo volevo fare io, Nicola Manzi. Non l'ho fatto perché? Perché comunque, svolgendo il ruolo di DPO, era anche brutto farlo. Io volevo chiedere un FOIA massivo alle pubbliche amministrazioni per l'adempimento della nomina del DPO. Cioè chiedere alle pubbliche amministrazioni quali erano state le caratteristiche, i compensi riconosciuti del DPO e fare delle valutazioni di studio in merito a questo. Non per conoscere le offerte commerciali dei DPO, ma per capire se un DPO a 300 euro in un anno può effettivamente in maniera efficace gestire la compliance, o meglio, consigliare il titolare nel gestire la compliance di un ente pubblico anche di dimensioni discrete o comunque di attività che trattano una quantità di dati sensibili importante. Ma si potrebbero fare tantissime altre richieste attraverso il bellissimo strumento dell'accesso civico generalizzato. Però io chiedo cioè chiedo, suggerisco loro e mi piacerebbe che prendesse una deriva meno algoritmica, meno legata allo script costruito, meno legata all'osservatorio automatico distribuito e più legata al merito. Qual è il fine che dobbiamo raggiungere? Quali sono le criticità che possiamo andare ad intercettare attraverso il nostro attivismo e andiamo precisi, pesanti, eccetera. A quel punto io credo che anche tutti coloro che in questo momento stanno dando contro Monitor APA e ne parlano però, ne parlano male. Non so se questa pubblicità effettivamente può dare risultati. Cioè, io non ho mai sentito qualcuno che parla male di Max Schrems o Noib, forse, non lo so, Facebook. Però di Monitor APA stanno parlando. C'è quel parere Si sono fatti dell'Avvocatura di Stato. odiare. Si sono Ecco, il fatti. parere C'è quel sull'avvocatura. parere dell'Avvocatura di Stato che. Per me mi ha lasciato molto perplesso, mi ha lasciato molto perplesso perché l'astrazione che viene condotta da chi ha emesso quel parere, dal fatto che da un accesso civico generalizzato si sia passati a un accesso documentale è forte. E mi sono interrogato insieme ad altri cosa potesse aver spinto questo avvocato a fare questa astrazione. E perché è stato fatto male anche quell'accesso civico generalizzato? È stato troppo motivato, sono state dette troppe cose. E quella cosa forse ha creato quella confusione Interpretativa nel interpretativa nel destinatario. destinatario. E questa cosa può anche avere un suo
perché in fase di giudizio. Certo, io ho un'altra visione, per me, ripeto, l'ho detto più volte, non mi rimangio le parole, per me è accoglibile il fuoco. Però effettivamente è stato fatto male, perché non avete letto in maniera critica il dettato normativo. Quindi insomma, monitorapia, dovete ascoltare forse un po' di più i consigli del supereroe. In ultima battuta ti chiedo, Nicola, ma proprio in poche battute, non un giudizio di valore, ma un tuo parere dal lato giuridico di questo tipo di monitorare, cioè l'osservatorio di monitorapia, che sicuramente nasce, come dicevamo, no, all'inizio, anche nell'intervista più diffusa, più estesa, nasce per tutelare i diritti digitali, ma per noi giuristi questo monitoraggio, questo osservatorio, questo andare comunque a mettere il naso, gli occhi e le mani nei sistemi di enti pubblici, ma anche partiti politici, eccetera, quanto è legittimo? Se è legittimo, dove trova la sua fonte, secondo te? Non so che mi vuoi bene. Ascolta, rispondere a questa domanda è molto pericoloso. Io credo questo. Sicuramente la battaglia è legittima, ok? Le modalità con le quali sono state condotte le battaglie però hanno fatto evidenziare dei limiti anche di legittimità, come di aderenza alla stessa normativa al quale è stato chiesto di conformarsi, insomma, agli altri soggetti. Parlo della questione dell'utilizzo, insomma, automatizzato dell'invio di queste PEC autocompilate, eccetera, eccetera. Può far scattare determinate condizioni anche degli obblighi che sono quelli previsti dal regolamento, fra cui un obbligo di informativa. Allora, io e i miei clienti certe volte dico, quando loro mi dicono ma noi qui non facciamo trattamenti di dati personali, perfetto, non lo fate, benissimo, dobbiamo fare un'informativa in cui diciamo guarda che qui non facciamo trattamenti di dati personali. Caso eclatante è stato quello, per esempio, delle rilevazioni della temperatura dei Green Pass. Ok? Lì eravamo a un bivio, dovevamo scegliere se tenere dei registri, non tenere dei registri, eccetera, eccetera, e quando c'è stata la scelta di rendere completamente anonimo, completamente automatizzato e completamente a prova di bomba questa tipologia di attività, io ho fatto redigere una informativa, o anche l'ho redatta io in alcuni casi, in cui dicevo guarda che noi non stiamo registrando dati personali, stiamo semplicemente monitorando la tua temperatura. Se sei fuori da questo range, non entri. Punto. Però anche in questo caso la trasparenza che si invoca nella pubblica amministrazione c'è, cioè anche in chi deve in qualche modo chiedere agli altri di rispettarla. Ripeto, il concetto di osservatorio, di monitoraggio, a me il monitoraggio mi fa sempre pensare, purtroppo ho una formazione umanistica, mi fa pensare alla psicopolizia, mi fa pensare a Orwell. Ma si chiamano monitorapia per quello che io chiedo, e lo chiederò a tutti voi, per quello, perché comunque richiama un'attività di monitoraggio, quindi qualcuno addirittura ha parlato in maniera molto forte di tecnocontrollo. Non posso escludere di non prendere in considerazione questa eccezione, perché comunque fa venire in mente. Però diciamo che questa campagna ci ha fatto venire fuori tanti spunti di riflessione, e io concordo con Nicola quando dice questo ben venga se ci dobbiamo mettere davanti ad un tavolo e fare dibattito, quindi crescere da un lato chi ragiona in binario e dall'altro chi ragiona in grigio, che siamo noi, però siamo anche molto colorati. Su queste parole di Nicola, su le sue riflessioni, vi saluto e continuiamo la tavola rotonda in presenza. Salutiamo Nicola Manzello. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Ciao, grazie a te per l'intervista e per l'invito. Buona giornata. A presto.